Fra i due fuggitivi e gli inseguitori forse si trovano più a loro agio i due battistrada, in quanto che con la strada bagnata, con queste curve, si può impostare meglio la curva quando si è tranquilli, quando si è il meno possibile. Sì, si può fare meglio, perché poi si è d'accordo più che quelli dietro che inseguono, perché dietro c'è sempre qualcuno che non tira e logicamente cerca di sfruttare la situazione, magari stando a ruota sperando che riprendano. E poi quando si è in pochi così si è più facile, si vede molto meglio la curva. Dietro per esempio i primi due o tre fanno bene, gli altri perdono, devono recuperare, quando arrivano sotto che è il loro turno di tirare calano un po'. Adesso però vedo che gli stanno andando molto sotto. Infatti abbiamo visto in precedenza Bol, che è gigantesco, 2 chilometri ad arrivo, aveva avuto uno sbandamento nella precedente curva e aveva dovuto cambiare. Ora Maestrelli con Renosto a ruota era stato costretto addirittura a cambiare per riportarsi di scatto nella scia degli inseguitori. 2 chilometri alla conclusione, visto che non hai voluto segnare il tuo favorito per lo sprint, dici secondo te i due riescono ad arrivare ancora soli al comando, vengono ripresi? Ah, potrebbe, perché potrebbero arrivare loro due per il fatto che dietro adesso chi tira adesso è svantaggiato, perché non può fare la volata, chi fa lo sforzo per andare a prendere i due non può più pensare di fare la volata, deve togliere a Santoni per Torelli o un altro della Cilufina, però visto come stanno andando potrebbero anche riuscirci, come ha fatto l'altro giorno Parsani e a Reggio Calabria, sì, Parsani e Masciarelli. Ecco che sono ormai nelle curve finali che mettono, credo, a rettilineo d'arrivo. E anche per lo sprint è estremamente difficile poter esprimere un parere, perché si tratta di due dilettanti che non hanno ancora provato la paura. Ecco l'ultimo chilometro, hanno ancora avuto l'emozione di uno sprint per una vittoria in una corsa importante come il Giro d'Italia. Sì, è molto difficile, però da quello che vedo così Maestrelli ha tirato molto di più e anche ha tirato prima che andassero in fuga, potrebbe essere un po' più stanco, anche se come livello, diciamo, di velocisti sono quasi uguali. E portiamoci ora a seguire questo sprint. Maestrelli continua a voltarsi, Renosto sembra molto più tranquillo, molto più calmo. D'altronde è nella posizione ideale per impostare lo sprint. Ecco le telecamere fisse, un rettilineo come vedete ampio. Naturalmente, viste le condizioni atmosferiche, i grandi della classifica generale non si sono voluti impegnare, non hanno voluto rischiare. Lanciato lo sprint con il tandem di testa formato da Maestrelli e Renosto, ancora con un leggero margine di vantaggio, ormai dovrebbero farcela perché il vantaggio è di circa 50 metri, c'è ancora Maestrelli, ora è passato Renosto e Renosto nettamente primo. Renosto vince secondo Maestrelli, poi c'è Boll, Bombini, Torelli, poi Donadello, Bertacco, Linar, D'Alonso e Santoni nell'ordine.